Bentrovati a questo appuntamento con l'informazione cattolica delle Marche che ci viene proposta dai settimanali diocesani e non solo. Iniziamo questa nostra rassegna stampa con l'Azione, il settimanale delle diocesi di Fabriano Matelica. Parliamo in particolare di alcol e incidenti che sono stati il tema della tesi di un agente della Polizia Municipale. Andiamo a leggere nel dettaglio. Alcol e incidenti, una tesi. Interessante elaborato di Gabriele Severini, agente della Municipale. Chiara Tiberi scrive: Gabriele Severini, agente della Polizia Municipale, neolaureando in scienze politiche, ha voluto affrontare nella sua tesi una problematica delicata e alquanto dibattuta: giovani e comportamenti a rischio, abuso alcolico e incidenti stradali. Andiamo a leggere alcuni dati che sono stati appunto riportati. Dalle domande poste all'assessore regionale ai servizi sociali Luca Marconi, emerge che nel 2009 il 90% dei ragazzi tra i 15 e i 29 anni ha assunto alcol almeno una volta nella vita. Secondo i dati rilevati da Gianfranco Maracchini, direttore del pronto soccorso di Senigallia, gli incidenti stradali causati dall'alcol avvengono soprattutto lungo la costa nel periodo estivo. Comprendono appunto una fascia di età che va dai 15 ai 29 anni e accadono per il 25% dei casi nei giorni di sabato e domenica. Volendo riportare altri dati, possiamo dire che nel 2010 la nostra regione attesta 6.728 incidenti, sfocianti nella morte di 109 persone e il ferimento di 9.871. Il 71,4% dei sinistri avvengono nei centri urbani e il 41% di questi sono stati rilevati dalla polizia stradale. E cambiamo totalmente argomento, parliamo di siccità, di terra che ha bisogno di acqua, specialmente i nostri terreni marchigiani, con la voce Misena che dedica proprio a questa tematica il paginone centrale. Andiamo a vedere che cosa scrive il settimanale della diocesi di Senigallia, in particolare Giulia Torbidoni. La terra assetata. Allarme siccità nelle campagne marchigiane, dove nel mese di giugno è caduto il 92% di pioggia in meno rispetto alla media. Lanciarlo è la Coldiretti Marche. Pochi giorni fa Coldiretti Marche ha lanciato l'allarme siccità perché nel nostro territorio in questo periodo è caduto il 92% in meno di pioggia rispetto alla media. Ne abbiamo parlato con Maurizio Monnati, presidente di Coldiretti Ancona e membro del consiglio direttivo di Coldiretti Marche. Appunto la Giulia Torbidoni fa un'intervista chiedendo: Monnati, avete lanciato l'allarme siccità da imprenditore agricolo, come sta affrontando questo momento? Da parte del agricolo c'è forte preoccupazione che perdura da diverso tempo. Nell'ultimo periodo, diciamo la primavera e l'estate, le precipitazioni sono diminuite fortemente, ma la situazione peggiora ulteriormente perché veniamo da un'estate 2011 particolarmente siccitosa e un autunno e un inverno dove scarsissime sono state le precipitazioni. C'è stata la straordinaria nevicata di febbraio che ha riportato un po' d'acqua, ma la neve non ridà forza alle falde come le precipitazioni piovose. E di quanta acqua avete bisogno? Prosegue ancora. A noi basterebbe un temporale, come nei giorni scorsi, che faccia cadere 50-60 mm di acqua nell'arco di 3 o 4 ore, che con i temporali estivi possono cadere anche in 2 ore, e noi potremmo tirare un sospiro di sollievo almeno per una ventina di giorni o un mese. E passiamo ora alla voce della Vallesina, il settimanale della diocesi di Jesi, per parlare dell'inaugurazione della nuova chiesa della Santa Famiglia a Pianello Vallesina. Andiamo a leggere nel dettaglio. Pianello Vallesina inaugurata il 9 giugno dal vescovo Gerardo, la nuova chiesa della Sacra Famiglia. Riccardo Ceccarelli scrive: una felice coincidenza. La famiglia, all'attenzione del mondo nel recente incontro mondiale delle famiglie, il settimo tenutosi a Milano nei primi giorni di giugno, e l'inaugurazione di una nuova chiesa dedicata alla Sacra Famiglia Pianello Vallesina il 9 giugno. La chiesa è stata benedetta alla presenza di una grande folla di fedeli che gremivano sia la chiesa che il piazzale antistante. Dal vescovo Monsignor Gerardo Rocconi al termine della processione del Corpus Domini che si era snodata dalla chiesa parrocchiale.
La costruzione della chiesa non ha gravato affatto sul bilancio parrocchiale, prosegue appunto l'articolo di Ceccarelli, costituisce un sicuro arricchimento in termini di fruibilità di spazi per tutti. Si è rinnovata a pianello insomma quello che avveniva nei secoli passati nei nostri castelli, quando pur avendo la chiesa parrocchiale, confraternite o singoli cittadini, erigevano piccole chiese o oratori. E passiamo ora alla vita picena, parliamo in particolare del ritorno agli splendori dell'abbazia di San Benedetto di Valle d'Acqua. È tornata infatti a risplendere questa abbazia, vediamo perché. La grazia di un luogo di madre Michela Porcellato. 10 anni fa la diocesi di Ascoli chiese con insistenza alle monache benedettine camaldolesi del monastero di Sant'Antonio Abate in Roma di offrire una presenza nell'abbazia di San Benedetto in Valle d'Acqua. Da allora quello scenario naturale di luce, natura, silenzio è tornato ad essere un luogo di incontro, preghiera ed accoglienza. La piccola comunità, composta fin dai primi anni di monache provenienti da tante parti del mondo, è cambiata nel corso del tempo, sempre sostenuta dalla premurosa e fraterna sollecitudine del vescovo Monsignor Silvano Montevecchi. Continua in graduale maturazione la viva collaborazione con la diocesi, così come quella del tutto particolare con gli amici dell'associazione spirituale Amici di Valle d'Acqua. Il luogo stesso del monastero, con la bellezza dell'ambiente che lo circonda, aiuta a staccarsi dalla banalità e dalla superficialità che talvolta il quotidiano ci impone, per ritrovare attraverso il silenzio e la contemplazione della natura quel riposo che è la presenza stessa di Dio in noi. E le monache vivono a modo loro l'impegno dell'ospitalità nell'ascolto e nell'accoglienza di chi cerca un consiglio, uno spazio di preghiera e di ascolto della parola di Dio. Per tutti comunque Valle d'Acqua è fonte di grazia, una benedizione del Signore. E andiamo a vedere che cosa ci propone l'agenzia di stampa chiesamarche.org. Parliamo di uno sport per l'uomo aperto all'assoluto, di una conferenza che si è tenuta nei giorni scorsi proprio su questo argomento per la presentazione della scuola di pensiero regionale. Andiamo a leggere, si è svolta questa mattina a Loreto, parla dei giorni scorsi, la conferenza stampa per la presentazione della scuola di pensiero regionale del manifesto del progetto educativo sul tema Uno sport per l'uomo aperto all'assoluto. Le Marche sono una delle regioni pilota indicate dall'Ufficio Nazionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport per far nascere l'esperienza della scuola di pensiero. Uno sport per l'uomo aperto all'assoluto, promossa dalla Consulta per lo Sport, composta dall'Associazionismo Sportivo Cattolico, della Commissione Regionale per la Pastorale del Tempo Libero, Turismo e Sport e della Conferenza Episcopale Marchigiana. Andiamo ancora a leggere, la Consulta per la Pastorale dello Sport si è formata sul campo nell'organizzare l'entusiasmante giornata del 7 settembre 2011 nell'ambito del Congresso Eucaristico Nazionale di Ancona, progetto che ha valorizzato il servizio di alcune associazioni sportive di ispirazione cristiana. Ecco allora la scuola di pensiero anche nelle Marche, questa scuola si inserisce negli intenti del progetto culturale della Chiesa italiana ed ha come obiettivo quello di ripartire da un'idea precisa di quale uomo e quale società civile vogliamo promuovere con lo sport. E passiamo ora alla Voce delle Marche, il periodico di informazione e cultura fondato nel 1892 nella diocesi di Fermo, per parlare di Pop Sofia, il festival del contemporaneo che si è appena concluso, appunto che è andato in scena dal 9 al 15. Vediamo all'interno dal sapere il gusto di vivere. Continua a tener banco sulla stampa locale il festival di Pop Sofia, giunto alla sua seconda edizione dopo i fasti dell'anno passato e l'irripetibile stagione di Tutto in Gioco, rassegna d'arte, cultura e società consegnata nel 2009 agli annali della storia cittadina e non solo. Era Pop Sofia, dove per pop si intende popolo, popolare, e Sofia l'amore per la conoscenza. Quest'ultima poi deve tradursi nella saggezza dell'uomo e del cittadino, diversamente rimane solo arroganza e mero esercizio verbale. Il sapere, dal verbo latino sapio, deve dare gusto e sapore alla vita privata e pubblica come il sale lo dà, come il sale dà sapore alle vivande.
E passiamo ora a presenza, parliamo di lavoro, in particolare di due pagine dedicate all'incontro dell'arcivescovo con imprese e imprenditori. Andiamo a leggere che cosa scrive il quindicinale dell'arcidiocesi di Ancona-Osimo, Filotrano esperienza a confronto. Il lavoro che nasce dal basso. È proseguita in serata la staffetta ideale che ha visto scendere in pista le varie istituzioni e rappresentanze a tutti i livelli del mondo del lavoro. Il testimone è passato agli imprenditori sul tema Il lavoro che nasce dal basso. E poi all'interno dell'articolo ci sono diverse testimonianze di lavoratori e imprenditori. Le testimonianze, Giulia Colosi, una giovane della diocesi di Senigallia, ha esposto il tentativo della Chiesa di stimolare le energie lavorative locali attraverso il progetto Policoro. Poi ancora Claudio Pierini, proveniente dal mondo della cooperazione ONLUS e della sussidiarietà, pur avendo lavorato in una grande azienda che si occupava d'altro, ha coltivato la vocazione per il volontariato fin da ragazzo in parrocchia. Ma il volontariato è una prima risposta, mentre le persone hanno bisogno di servizi strutturati. Così è nata, anche grazie ad una fragilità all'interno della sua famiglia e ad una rete di persone preparate di buona volontà, di cui è stato l'anima, l'Associazione Amici del Piccolo Principe, ed una cooperativa che si occupa di disabilità. E poi ancora Sergio Baleani, imprenditore filotranese, che opera da circa 40 anni nel settore abbigliamento, avvalendosi di maestranze locali e puntando sulla qualità, in azienda orgogliosa dei suoi dipendenti come dei suoi quattro figli, risorse umane preziose che gli hanno permesso di risentire in modo marginale dell'attuale crisi. E poi ancora Giordana Santarelli riporta la testimonianza di Marina Mancini, titolare con il fratello di un'azienda di ingranaggia falconara che si è vista ridurre da un anno all'altro il fatturato ad un terzo. I consulenti hanno subito consigliato di liberarsi di 25 dipendenti su 69, di regola gli ultimi assunti più giovani, ma lei e suo fratello, pur non condividendo gli stessi motivi di fede, hanno convenuto di tenere duro e conservare, pur nelle ristrettezze, tutto il capitale umano. Quindi qui vediamo come nelle foto l'arcivescovo parla alle lavoratrici e incontra la cooperativa agricola Il Biroccio, costituita nel 1970 da un gruppo di agricoltori di Filottrano, e le manifatture e le maestranze di Filottrano. E concludiamo questa nostra rassegna stampa con l'Ancora, il settimanale della diocesi di San Benedetto del Tronto, Ripa Transone e Montalto. Parliamo in particolare dell'incontro organizzato dalla Missio Diocesana per e con i giovani. Andiamo a leggere il resoconto di Marco Sprecacè. Chi manderò, manda me. I giovani ascoltano, parlano e propongono. Si è concluso nel migliore dei modi, al di sopra di ogni aspettativa, l'incontro organizzato dalla Missio Diocesana per e con i giovani, protagonisti assoluti della tavola rotonda organizzata nella piccola ma organizzatissima comunità del Trivio di Ripa Transone. I giovani ascoltano, parlano, propongono. È il tema della tavola rotonda presieduta da Monsignor Gervasio Gestori e condotta dal giornalista Sandro Benigni. La tavola rotonda si apre con le sagge parole del nostro vescovo che esordisce con una frase letta alla GMG di Colonia 2005. Un grande messaggio di speranza e di fede, la vita è spesso demotivante e i giovani la vorrebbero diversa. Seguono le parole della giovane relatrice Diana De Angelis, consigliere delegato alle politiche giovanili del comune di Ripa Transone, che ha parlato attraverso la sua testimonianza di scelte coraggiose, affrontate nel passato e nel presente. Le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce degli uomini d'oggi, dei poveri e soprattutto di tutti coloro che soffrono, sono pure le gioie, le speranze, le tristezze e le angosce dei discepoli di Cristo. E nulla vi è di genuinamente umano che non trovi eco nel loro cuore. Con queste parole, tratte dalla Gaudium et Spes, il segretario del SOS missionario, Pierluigi Addari, introduce il suo discorso incentrato sul problema dei poveri. Infine, ma non per ordine di importanza, conclude la prima parte della tavola rotonda Padre Serge Tach, responsabile della pastorale giovanile e missionaria dell'arcidiocesi di Ancona, Osimo. La Commissione Nazionale Valutazione Film della Conferenza Episcopale Italiana propone per questa settimana Biancaneve il cacciatore per la regia di Rupert Sanders. Andiamo a leggere brevemente la trama. Dopo aver stregato e ucciso il padre di Biancaneve, il re Magnus, Ravenna ha devastato l'equilibrio della vita con una malvagità che si è diffusa per tutto il regno. Ma ora, per diventare davvero immortale, Ravenna deve mangiare il cuore di Biancaneve. La ragazza, tuttavia, riesce a fuggire dal carcere e il cacciatore Eric viene inviato a riprenderla, ma i rapporti tra loro cambiano all'improvviso. La fine di Ravenna si avvicina. Il film è da utilizzare in programmazione ordinaria e da proporre in occasioni successive come spettacolo di elevato livello professionale anche per i ragazzi. Per oggi è tutto.
tutto, la rassegna stampa termina qui, l'appuntamento alla prossima settimana, grazie per averci seguito e arrivederci.